Ciao Make-upine, allora mi è stato chiesto di far vedere la mia postazione make-up aggiornata e adesso ve la mostro. È un video richiesta, quindi sono ben contenta di soddisfare le richieste che mi vengono fatte e quindi vi mostro la mia postazione make-up. Allora, questa è la scrivania Alex dell'IKEA, solo con una cassettiera e qua ho sbagliato perché avrei dovuto prenderne di più. Dopo, quando apro i cassetti, vi faccio vedere il perché c'è un marasma. Allora, qui nell'angolino ci sono tutti i miei rossetti di Neve Cosmetics e Mulac, quelli in stick con tutte le matite labbra pastello, e i rossetti di Deborah Milano, quelli no transfert. Questi qua vi faccio vedere, non so se si vedono, di Deborah Milano, questi. Poi qui troviamo tutti i pennelli occhi, viso, eccetera, eccetera. Qui troviamo due vaschettine di matite, sempre labbra. Poi qui troviamo un portarossetti. Ho deciso di metterlo qui perché se no non utilizzavo mai questi rossetti. E questi sono, è la mia collezione dei rossetti MAC. Ne ho la bellezza di 81. Sono anche in tutti questi cassetti, è pieno di rossetti MAC e sono 81 rossetti tra edizioni limitate, edizioni permanenti, eccetera, eccetera. Qui sopra troviamo un paio di tinte labbra di MAC che non mi fanno impazzire, un gloss di Kiko e i rossetti liquidi di Mulac. Questi qua di Mulac. Sia quelli in edizione permanente che quelli in edizione limitata sono qui. Poi qui dietro troviamo la lampada. Poi qua sotto troviamo la giostrina di NYX, l'ho messa lì in un angolino. Qui c'è il mio ah, qui troviamo, ecco, i pennelli che piacevano a che non sapeva Silvia, una ragazza del mio gruppo, una moderatrice del mio gruppo. Sono i pennelli di Cosmify, che questa è una barra magnetica dove qua sotto hanno una calamita i pennelli e rimangono in piedi. Poi qui troviamo il mio specchio. Questo specchio ha la luce. C'è la parte della realtà, quindi dove vediamo il viso in grandezza naturale, e dietro abbiamo appunto quello ingrandito. Adesso non mi ricordo per quanti per. Adesso lo spengo. Qui in alto troviamo tutti i prodotti che uso per pulire i pennelli, per struccarmi, una candela, l'acqua termale di Bionic, i miei fissatori spray di make-up, Glam Glow al primo posto perché secondo me è il migliore. Poi ho quello di Make Up Forever piccolo, quello di Make Up Forever grande, ho quello di Essence, NYX, MAC, quello al cocco che è girato dall'altra parte. Vediamo di riuscire, eccolo, a girare così. E qui abbiamo, ecco, un piccolo rossetto Sephora che mi era stato inviato appunto come campioncino, e questo illuminante in drops in gocce di Kiko. Questo invece è il gloss di Mulac con i glitter oro per dare appunto luce alle labbra. Passiamo di qui, qui troviamo tutti i campioncini, quelli be belli tra virgolette, non i classici campioncini di profumo, e poi lì troviamo i quattro rossetti Huda Beauty, il kit che vendono di Huda Beauty. Li ho messi qui perché non so più dove mettere le cose, ragazze. Qui abbiamo il oddio, mi sfugge il nome. Il fermapagine, il fermalibro, diciamo, il fermapagine dei libri che ha mandato Sephora. Poi qui troviamo tutti i miei fondotinta con tutti i miei primer. Non è che tutti sono primer sotto, ragazze, sono un po' mischiati. Sotto ci sono anche dei fondotinta e tutti i miei primer. Quindi questo si va a girare ah, ecco, ci sono anche ovviamente le BB cream, eccetera, eccetera.
Quindi qua troviamo tutto il ben di Dio che si può trovare. Lo troviamo qua per quanto riguarda fondotinta. Abbiamo il fondotinta Dior, il fondotinta Too Faced, qualcuno, due, tre di MAC, cioè ho il Face and Body, poi ho il Prolonger, che vorrei portarli a termine. Quindi farò come delle mie colleghe, ho visto dei video delle mie colleghe, voglio portare a termine dei prodotti, quindi cercherò di utilizzare sempre quelli. Vediamo se ne sarò all'altezza. Poi, qua sotto troviamo tutti i miei rossetti Maybelline, le Super Stay Matte Ink 24, no, 24 ore no, era il fondotinta, le Super Stay Matte Ink e basta. Di colori che mi piacciono. Qui ci sono i rossetti di Astra con quelli di Bella Oggi. Fra l'altro dovrò farvi un video di Bella Oggi. Poi ho qua tutti i miei rossetti di We Makeup, gli Ever, che non sono tutti perché ne devo prendere ancora, poi faremo il video swatch sulle labbra. Poi qui abbiamo tutti i rossetti Clio, i Creamy Love, i Liquid Love, tutti i rossetti di Nabla. Anche qua con le matite, gli ultimi usciti con le matite. Poi vabbè, ho la tinta, ho questa qua nera di Kiko, la tengo qua, se no posso metterla anche, no, ci sta solo qua, no, anche qua, vabbè, insomma, un po' di rossettini qui. Poi qui in un angolino ho messo i miei Fenty, tutti i miei rossettini Fenty, tranne il nero li ho tutti questi. E ho il gloss bomb, il primo uscito, quello marrone, diciamo. Mi sarebbe piaciuto prendere anche il rosa così, ma poi non l'ho preso. Ho anche questo da fare il video, il nuovo ombretto di Huda Beauty, e non vedo l'ora di farlo. Poi apriamo il cassetto e qua c'è il delirio. Qui praticamente, qui dentro ho tutte le mie palette Huda. Sono tutte mischiate a dire il vero. Ho le salviette per struccarmi, le palettine piccole tipo We Makeup, tipo la Kali Collection di Mulac. Ho il, come si dice, le palettina di correttori Mulac. Qua ho tutti i miei primer occhi. E qui ho le blender e tutti gli adesivi di Clio che sono andati in giro, ovviamente. Ho il mio cerchietto, ecco qua. Poi ho anche il mio cerchietto a gatto, poi ho qui anche dei burro cacao che prima di truccarmi indosso, li metto insomma. Ecco, qui ho dei prodotti da testare, tra l'altro anche un bel fondotinta Bella Oggi, non vedo l'ora di testarli. Poi ho prodotti We Makeup da testare, quindi farò dei... E anche vi voglio parlare del labello con la nuova formulazione. Quindi state tranquilli, non è più tossico. Ah, anche questo mascara di Bella Oggi alla modica cifra l'ho portato via. Qui dice che dà volume estremo a 2,99 euro. Vabbè, poi ho il temperini per le matite e come potete vedere dietro lì ho le palette, tutte palette. Il cassetto in fondo, ho la Gingerbread, ho quelle di Make Up Revolution, la Sofix, eccetera, eccetera. Ne ho tante, ne ho veramente tante. Qui ho tutte quelle di Huda, Clio, eccetera, eccetera. Poi le mini Huda, cioè quindi le Obsession. E via. Andiamo col cassetto sotto. Qua è un delirio di palette, ragazze. Qui ho un mix di Astra, Nabla, praticamente tutte quelle di Nabla, le Naked. Tutte le naked, la Born to Round, scusate. Poi queste palette di Make Up Revolution che devo ancora farvi video. Ne ho di palette da provare, da fare video con voi. Poi i vari dupe di varie palette. Dietro abbiamo tante palettine ancora di Make Up Revolution, Urban Decay All Electric qua dietro. Insomma, non stiamo senza palette. Ho questa di Essence che non vedo l'ora di provare, ancora nuova.
Poi devo provare ancora questa, a dir la verità, di MAC. E anche questa non vedo l'ora di provarla, veramente bella. E niente, adesso farò appunto dei video. Poi andiamo sotto. Come dicevo, palette non ne mancano, quindi andiamo avanti. Qui abbiamo tutte le Anastasia. Praticamente ne ho una, due. Non trovo più la Norvina, non so dove si è nascosta, è imboscata la Norvina da qualche parte, mannaggia, non la trovo più. Poi ho la Too Faced, la Chocolate Gold, ho la Revolution by Petra, quella di MAC. Qui dentro c'è un odore di cioccolato, ragazze. C'ho questa ciofeca di Essence che devo capire ancora cosa devo fare. Poi ho tutte le palette di MULAC, queste qua così, queste qua così. Becca, Astra, NYX, insomma. Poi ho questa palette molto bella di glitter di Make Up Revolution, che è uno spettacolo veramente. Questa palette di glitter è bellissima. Ho altre palette Make Up Revolution, Zoeva, eccetera, eccetera. Siccome che non ci stavo, ho messo qui la palette di blush di MULAC. Poi c'è questo cassettino che si tira avanti, ecco, c'è qualche blush incastrato che si tira avanti, e qui dentro, sposto così, ci sono tutti i miei blush da Bella Oggi a MAC, Sleek, Kiko, NYX. Abbiamo proprio, sono quasi tutti MAC. Ne ho anche, sì, vabbè, ne ho anche tanti di Kiko, non dico di no, per l'amor di Dio. NARS, però sono la maggior parte MAC e Kiko. Poi qua dietro troviamo delle palette ancora, ma per il viso, questa con dentro di Essence con le faccine. Poi ho questa qui di Zoeva, che è molto bella anche questa, con di blush. Ho questa di Make Up Revolution, sempre di blush. E insomma, c'è dentro ancora qualcosa. C'ho la Blushissimi di Neve. E questo è il mio cassettino di non so cosa c'è dentro praticamente. Mi devo allargare per le palette. Scendiamo e troviamo un altro delirio. Troviamo le ciprie, quindi quella di Astra, MULAC, Maybelline, Essence, che è molto buona, la banana. Poi c'è quella di Too Faced, la Born This Way. Abbiamo quella di Laura Mercier. Poi ho quella di, questa è buonissima, di Neve. Poi ho questa che è veramente, ma veramente, ragazze, ottima. È quella che ho trovato dentro nella beauty box di Look Fantastic, è veramente ottima. Poi c'è quella di Nabla e basta. Poi qui abbiamo ancora palettine viso. Questa è l'Astrology di Catrice. Poi c'è quella di Astra. Poi qua c'è Revolution Pro MULAC. Poi qui abbiamo le Terre, questa mega palettona di MULAC che fa tutto. E poi abbiamo altre varie Terre, MAC, la ciofeca Dior che non ho ancora usato a buttare via. Questa è Catrice, è la Cipria, deve stare di qui. Questo fondotinta in polvere di MAC. L'ho messo lì perché non sapevo dove metterlo. Questa mega terrazza di Kiko. Ma vi dirò una cosa. Ah, poi vabbè, ho le due palette da contouring. Quella di Shade Light Contouring di Kat Von D. E una palettina di questa qui di Urban Decay, che ha gli ombretti per il viso. Non sapevo dove metterla. L'ho piazzata lì. Ah, scendiamo sull'ultimo cassetto e andiamo agli illuminanti. Agli illuminanti abbiamo la palette MULAC, la palette Huda,
Il mio illuminante preferito è quello di Anastasia, poi quello di NYX. Abbiamo la palette di Kat Von D, la palette di MAC, questa. Poi vabbè, dentro qua c'è di tutto di più, questo è di Too Faced. Ho la Who Many Carats Diamond Bomb. Devo ancora farvelo vedere praticamente. È l'illuminante quello bianco che ha fatto Rihanna. Questo qui devo ancora farvelo vedere. Guardate che luce che ha. Devo ancora usarlo e devo farvelo vedere. Vabbè, comunque qua siamo pieni di illuminanti di Rihanna, eccetera, eccetera. Ne abbiamo un po', ecco. Ok, e poi dietro qui abbiamo tutti i miei balsami labbra, eccetera, eccetera. Gli scrub, tutti i doppioni, ecco, che tengo in giro per il mondo. Poi, non ce la facevo più a stare piegata. Poi, vi faccio vedere il dietro, perché ho qualcosa anche dietro. Allora, nel primo cassetto troviamo tutti gli eyeliner e le matite occhi, tipo questo è l'eyeliner di Astra, questa è la matita di NYX Professional Makeup, questa è la matita Catrice 18 ore, ho tutti gli eyeliner colorati, questi sono glitter di Urban Decay e poi tutti i vari eyeliner colorati appunto di Kiko. Eccetera, eccetera, eccetera. Eyeliner, lo scotch per fare meglio la riga di eyeliner, eccetera, eccetera. Nel cassetto sotto troviamo tutti i miei matitoni di Kiko. Sono tutti di Kiko, qualcuno di Astra, ma proprio pochi, uno o due forse di Astra. Adesso sono tutti Kiko in varie collezioni, edizioni limitate che saranno probabilmente anche scaduti. Boh. E in più troviamo tutti gli ombretti liquidi dai Metal Shock di Essence a due di Nabla, questi qua che ha fatto in collezione quest'estate, poi uno di Kiko, o forse due, non mi ricordo, scusate, uno o due di Kiko. Comunque qua ci sono i miei ombretti liquidi e matitoni. Terzo cassetto, qui sono tutte matite occhi colorate, color burro e tutti altri colori, diciamo, con degli ombretti Kiko mono che dovrò spostarli e in più gli ombretti in crema che appunto dovrò spostare. Questo è di MAC, poi ne ho di Shiseido. Ho qualcuno di Shiseido, insomma, devo spostarli perché adesso ho ampliato la mia postazione make up, quindi dietro poi ho del posto. Qui troviamo vari rossetti da Kiko. Questo è il cassetto dei mix Kiko Essence Dior, questo qua di Dior, Sephora. Insomma, qui troviamo un po' Essence, questi qua che sono spettacolari. Troviamo di tutto e di più qua dentro. Questo è il cassetto del punto di domanda che non mi ricordo mai cosa ho dentro e quindi quando lo apro dico boh. Poi l'ultimo cassetto dentro non si apre giustamente. Un altro cassetto di Essence che lo mettiamo qui dentro, se riesco a farvelo vedere, ok, abbiamo ancora rossetti di Essence, abbiamo tutte le mie tutti i miei rossetti liquidi Kat Von D e quelli di Sephora mischiati a qualcuno di Essence, non so più dove metterli, ragazze. Andiamo da quest'altro lato e troviamo, oddio, adesso qua cade tutto, tutti i miei correttori. Ok, tutti i miei correttori. Sì, è un cassetto un po' incasinato, ma questa palette vecchissima di Kiko, il Born, questo qua è il mio correttore preferito, il Born di Sway. Poi troviamo quello di MAC.
troviamo quello di We Makeup, che è giallo come non so che cosa, tipo Ittero. Poi troviamo questo di Fenty. Adesso volevo prendere anche quello liquido, piano piano arrivo, Poi un altro Born This Way, ma questo qua è più leggero, è il Natural Radiant Concealer. Poi ho questo di Nabla da provare. Poi ho anche quelli di Nabla normali, questi qua. E poi ho i, ne ho due di questi, ho quelli di Essence che sono buonissimi. Questi qua mi trovo veramente bene. Con i camouflage, però questo qua è quello idratante, non è quello illuminante, non è quello. Poi troviamo NYX, Catrice, questo per esempio di correttore mi piace assai, è il Bourjois. E poi c'era quello di Huda Beauty, vabbè, c'era anche comunque Huda Beauty. Poi ce ne sono tanti altri che non riesco a tirarli fuori. Passiamo alle ciglia e alle sopracciglia. Questo è il cassetto dei mascara che sto usando in questo periodo e delle sopracciglia. Io sapete che non uso matite per sopracciglia, uso solo Wonder Brown, però ho prodotti per sopracciglia, li ho qui dentro, quindi lasciamoli lì a riposo. L'ultimo cassetto è quello delle ciglia finte e delle scorta. E perché non si apre? Al solito. Ok, perfetto. Questo è il cassetto delle ciglia finte della mia scorta Wonder Brown. Penso che ci sia dentro un Wonder Brown, sì, c'è. Poi qui dentro troviamo le matite. No, troviamo due praticamente tattoo liner. La scorta del tattoo liner. Poi troviamo il Better Than Sex in mini taglia. Penso che lo tengo qua così ogni tanto lo metto. Questi due li vado a spostare perché sennò non mi si apre il cassetto. Adesso andiamo avanti. Allora, dietro troviamo questo. Li ho messi due in fila. Porta tutto, diciamo. Qui dentro ci sono tutti i miei gloss che non uso mai praticamente. Qui dentro ho messo dei fondotinta che sono nuovi, non li ho mai ancora usati. Qui ho delle cose, ma ho giusto delle cose messe lì così, tutti la spazzola con tutti i, come si dice, i campioncini Sephora del correttore il Look It Kat Von D. Qui ho messo gli ombretti mono, ho paura a tirare, ecco, scusate, gli ombretti mono, uno anche di Clio doppio. Ecco, poi qui abbiamo le box di Look Fantastic, qui c'è dentro praticamente i premi che sto mettendo via, i regali per fare il giveaway 2000 iscritti e qua dentro, adesso vi mostro velocemente. Beh, non è tutto qua quello che è del giveaway, ovviamente. Dicevo che qua ci sono appunto tutti i premi che sto facendo, che sto mettendo da parte per il giveaway. Vedremo un po' che giveaway sarà. E poi qui sotto c'è un'altra box di Look Fantastic, quella di gennaio, con tutti i prodotti che devo ancora testare, tra cui fondotinta, correttori, eccetera, eccetera. No, fondotinta no, scusate, mascara, correttori, e boh, non mi ricordo, eyeliner, scusatemi, l'inquadratura, eyeliner, eccetera, eccetera. Quindi questi sono prodotti da testare. Sotto uguale, sotto qui c'è una scatola di Sephora con tutti i prodotti da testare ancora. Ne sono rimasti pochi. Qua andiamo a mettere la box di Look Fantastic, poi vedremo se fare uno o due giveaway. E poi niente, poi ho qua un porta rossetti dove ho un rossetto di Marc Jacobs, uno di Fenty, ho quelli di Jeffree Star, qualcosina, ma non tanta roba perché non sono un'appassionata di Jeffree Star. E niente, questa è la mia postazione make up.
la mia postazione make-up aggiornata. Sì, ho cambiato alcune cose, però alla fine resterà sempre questa. Quindi, make-upine, spero che la mia postazione make-up, oh, perdonate il dito, vi possa piacere. Vi mando un grosso bacio e vi ricordo, se non siete ancora iscritte al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Vi invito ad attivare la campanellina così sarete tra i primi a vedere i miei prossimi video. Condividete questo video sui vostri social e venite a trovarmi sul mio gruppo Facebook e sulla mia pagina Facebook. Per il momento questo è tutto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, make-upine!